Tantissime persone, cinesi ma anche pratesi, hanno fatto da ala nelle strade del macro lotto zero alla tradizionale sfilata del dragone, che oggi ha chiuso la 3 giorni della festa delle luci, organizzata in occasione del capodanno cinese da Spazio Compost e dalla comunità cinese in collaborazione con Regione, Comune e ASM. La colorata e festosa sfilata ha attraversato via Pistoiese, via Filzi e le altre strade della zona, oggi chiusa al traffico. Ovunque tantissima gente che ha voluto assistere allo spettacolo, così come in tanti ieri sera hanno assistito all'accensione delle lanterne che hanno trasformato il quartiere in un fiume di luci colorate, simbolo dell'inizio di una nuova era e simbolo anche di un'integrazione della comunità cinese di Prato. Tra le centinaia di persone che stamani hanno partecipato alla sfilata c'erano anche turisti venuti appositamente a Prato per godersi lo spettacolo. Il festoso corteo ha poi percorso le strade del centro storico fino a Piazza del Comune, dove un'altra folla di persone ha assistito allo spettacolo offerto dai figuranti. Stasera l'ultimo atto della festa delle luci con il lancio delle lanterne cinesi.